sfiorata la tragedia oggi sulla via per Monte Bonifato, in questo tratto di strada che vediamo in primo piano, e vi mostro adesso le immagini che testimoniano ciò che è accaduto. Un albero è caduto improvvisamente sulla strada. Questo è il tratto stradale della via per Monte Bonifato. Vediamo qui intanto un panorama della città di Alcamo che si può ammirare proprio da questa strada. Come dicevo, il tratto di carreggiata in cui è crollato l'albero è ciò che rimane del tronco di quest'albero. Eccolo qui, c'è chi sta provvedendo a riutilizzare possibilmente la legna di questo tronco, ovviamente con tutte le autorizzazioni del caso, come ci fa sapere. Qui ormai si è concluso l'intervento da parte dei vigili del fuoco, intervenuti con la polizia municipale, intervento per mettere in sicurezza il tratto stradale su cui appunto è caduto, ripeto, quest'albero che si trovava proprio qui in quest'area, che probabilmente a seguito delle abbondanti piogge praticamente è collassato, e di conseguenza un grave pericolo per chi si trovasse a transitare lungo questa strada. Per fortuna non si registrano comunque conseguenze a persone, quindi nessun ferito. E comunque è una vicenda questa che ancora una volta fa riaccendere i riflettori sulla pericolosità di molte situazioni qui lungo la via per Monte Bonifato, più volte segnalate da residenti nella zona a causa della perdurante generale incuria in cui versa quest'area. Delle condizioni di incuria della via per Monte Bonifato in particolare, più volte, ripeto, si è trattato qui su Alcamondo Blog con interviste anche a residenti nella zona, e in questo specifico caso, come si dice, tutto è bene quel che finisce bene, però per prevenire ulteriori situazioni di grave pericolo, di pregiudizio per la pubblica incolumità, è ovvio che occorre fare molta attenzione e intervenire laddove possibile per ridurre i rischi. E nel frattempo vi mostro delle immagini della giornata di oggi ad Alcamo e dintorni, con le montagne parzialmente innevate sia in provincia di Palermo che in provincia di Trapani. Ecco, vedete proprio in queste immagini la giornata di oggi ad Alcamo, con pioggia e anche spruzzate di neve sulle cime dei monti che incorniciano l'area che si affaccia sul golfo di Castellammare.